Oh, tre spettatori. Inizia ad arrivare. Bene. Ciao a tutti. Salve. Ben arrivati innanzitutto. E grazie di essere qui. Sono riuscito a far partire la live, nonostante un po' di indugio iniziale. L'app di Twitch, diciamo, per fare le dirette non è proprio il massimo. Tra un po' tornerò a fare le dirette da casa con il computer, sarà un'altra cosa. Forestiere, ci eravamo già conosciuti, vero? Ci eravamo già visti in qualche diretta, mi suona il tuo nome. Allora, vediamo un po', sono le 9:10, perfetto. Ho 50 minuti di tempo, poi mi chiudono fuori. Vedete che qua c'è la porta aperta, la sto tenendo aperta con un cuneo. Una delle prime da Roncisvalle, sì, esatto, sono ancora qui, sono ancora a Roncisvalle, vi faccio vedere il mio solito panorama. Ecco qua, le montagne che mi circondano. Oggi è bella giornata, abbastanza limpida. Gli stendini dei pellegrini. Qua è dove stendono i panni e spesso se li dimenticano anche. La mattina quando usciamo ci sono tutti i vestiti dei pellegrini dimenticati. Ora stanno arrivando un po' di nuvole. Però non è stata una brutta giornata. Invece l'altra sera c'è stata una tempesta di fulmini sulle montagne, cioè che si vedeva dalle montagne proprio qua davanti a noi, e ci diceva oggi l'archeologo che uno di questi fulmini, che ho filmato, ho messo anche le storie su Instagram, uno di questi fulmini è caduto su un gregge di pecore e ne ha ammazzate tipo una trentina in un colpo solo, pazzesco. E niente, quindi noi ci divertivamo a filmare fulmini, io li ho filmati con il rallentatore, bellissimo. Mentre in realtà questi qua stavano portando morte e distruzione tutto attorno. E niente. Allora, sì, sono ancora a Roncisvalle, sono qui ancora fino al 15 di questo mese, 15 di agosto, quindi non manca molto. Mancano 3 giorni, ma saranno 3 giorni molto intensi. Domani che è il 12, giusto, se non mi sbaglio. Oggi è il 12. Insomma, oggi è il, vediamo un po', 11, ok, domani è il 12. Domani finisce ufficialmente la Summer School, che è stato il motivo con cui ho conosciuto Aditu Archeologia e il motivo per cui sono venuto qua, perché ho trovato l'annuncio della Summer School online. Io non sono iscritto alla Summer School, sono qua come volontario, e domani quindi le nostre due studentesse americane, no, una americana e una tedesca, partono e ritornano a casa. Rimaniamo qua invece i due archeologi, i direttori dello scavo, io e un'altra ragazza australiana che è qui come volontaria. Oh, Patri! Ciao, che bello rivedere anche te, anche se non di persona, ecco, io purtroppo vi posso solo leggere, non posso vedervi di persona, perché è così che funziona la televisione, anzi, questo è meglio della televisione perché almeno posso leggervi, possiamo interagire in diretta, quindi invito quelli che sono collegati anche a scrivere un saluto, insomma, a far sapere che ci siete, che mi fa sempre piacere. Ci pensavi oggi alle dinamiche di Twitch rispetto a quelle televisive? Forte. Oh, Bontea mi ha menzionato nella sua storia. Carina. Se non seguite ancora Bontea, mi raccomando, andate a seguirla, eh. Oh, buonasera Amelia. Ciao, ben arrivata. Dicevo, se ancora non seguite Bontè, andate a seguirla perché ha un profilo veramente meraviglioso su Instagram. Si chiama appunto Bontea, oltre a quello che fa qua su Twitch, che è sempre molto bello, molto divertente e istruttivo. Se andate a seguirla anche su Instagram, fa delle storie che mi fanno super ridere. Parla di storia dell'arte, di iconologia, quindi lo studio delle immagini, soprattutto immagini antiche, medievali, no? E racconta un po' com'era la vita dell'epoca, ma scavando attraverso le immagini il loro significato. E mi fa morire dal ridere, poi, troppo bello.
Allora, come procedono le ricerche? Mi chiede Patti. Le ricerche procedono molto bene, abbiamo delle novità interessanti di questi ultimi giorni. Dunque, settimana scorsa non ho fatto la live perché settimana scorsa ero a Minorca, giusto? O no, l'ho fatta settimana scorsa. Hello? Era la sera prima che. Era la settimana prima che ero a Minorca. Tutta questa settimana sono uscite delle grandi novità all'interno del silo di Carlo Magno, questo grande ossario che stiamo scavando. Ciao Gatta Fucsia, ben arrivata e grazie di essere qui anche a te. Dicevo, sono uscite delle grandi novità perché stanno uscendo finalmente delle sepolture complete. Hola, Roberto, sono hola, arrivata proprio giusto. ¿vas a la fuente? Sì, la Ah? vedrò. Ah. No, no, grazie. Dicevo, sono uscite delle sepolture complete. Io vi ho raccontato che quello che stiamo scavando è un grande ossario, grande circa 8-9 metri di lato quadrato e molto profondo anche. Le indagini che sono state fatte negli anni 80 con delle sonde piantate nel terreno hanno rivelato che può essere profondo ancora altri 4 metri almeno. Almeno da dove siamo arrivati noi a scavare adesso, quindi sotto di noi c'è ancora tanta terra, tante ossa, tanta storia da raccontare. Noi adesso stiamo scavando uno strato che deve essere dell'Ottocento circa, perché del XIX secolo, quindi persone dell'Ottocento, come lo sappiamo dai resti che troviamo, dalle monete magari, bottoni, armi o resti di armi, stivali che hanno trovato degli stivali con una chiodatura di ferro sotto la suola, quindi stivali chiodati come, un po' come le scarpe da calcio con tutti i tacchetti sotto, solo che i tacchetti erano di metallo, quindi si sono conservati e rimanevano visibili anche a distanza di secoli. E quindi questo qua ci permette di dire che siamo intorno all'Ottocento e che quelli che stiamo vedendo sono probabilmente soldati francesi. Ma, come dicevo, all'interno di questo grande ossario stanno uscendo delle sepolture, perché, come già accennavo anche settimana scorsa, è stato usato in mille modi diversi questo luogo. È sempre un luogo legato alla morte, però ha avuto usi diversi. È stato un ossario dove hanno ributtato dei resti che erano già stati seppelliti altrove, magari in altri piccoli cimiteri circostanti, oppure nel chiostro della collegiata, questa grossa chiesa che c'è qua alle mie spalle, cioè alle mie spalle, ma che voi non potete vedere perché io sono fuori dalla porta dell'ostello, ovviamente. Le sepolture che sono state fatte lì poi dopo sono state ributtate all'interno dell'ossario, quindi un luogo di sepolture secondarie, come si chiamano in archeologia, cioè non è il luogo primario dove sono stati seppelliti, ma è una deposizione secondaria, cioè le ossa sono state messe lì in un secondo momento. Un altro uso del silo di Carlo Magno è stato quello di carnarium, cioè un luogo dove far decomporre le persone, e quindi venivano deposte anche semplicemente sulla superficie, sdraiate, più o meno orientate secondo i margini del silo, dei margini della struttura, quindi orientate come una parete o come l'altra. Oh, qua c'è Emma, l'archeologa che dirige lo scavo, che fa i ride dentro nella diretta. se la cercate su Instagram è The Wandering Archaeologist. Ha un profilo bellissimo, che è un po' il motivo per cui sono qua. Che avevo guardato tutte le sue foto dello scavo di Roncisvalle, ho detto wow, devo andare in questo posto meraviglioso, ed eccomi qua. Dicevo, è stato usato come carnarium anche, quindi le persone sono state semplicemente lasciate sulla superficie per decomporsi lì, ma senza sepoltura, a volte ricoperte di calce, quindi la calce viva veniva buttata sopra le persone in questo modo, diciamo, doveva aiutare la decomposizione, tenere anche sotto controllo gli odori, eventuali malattie, eccetera. E quindi hanno trovato anche questo tipo di sepolture. E poi c'è la parte di sepoltura vera e propria, cioè scavare una fossa all'interno del suolo, o in questo caso all'interno di montagne di ossa, e
e dentro questa fossa fare una sepoltura vera e propria. E sono proprio queste che sono uscite nell'ultima settimana. Sì, sono persone fantastiche, mi sta veramente piacendo. Ma è giorno? Perché da voi è già sera, da qua è ancora abbastanza chiaro. Adesso vi faccio vedere. Questo qua è il cielo, vedete, non è chiarissimo, infatti non riesco a mettere bene a fuoco il cielo e la montagna, però è ancora abbastanza giorno. Qua tramonta molto tardi il sole, infatti. Ieri sera volevo uscire. Oh, buio pesto da te addirittura. Anche da Pisellino Rotto 42 buio pesto. Ma pensa a te. Ieri sera ho detto, prova a vedere le stelle cadenti. Il problema è che la porta qua alle mie spalle, che è una porta secondaria dell'ostello che dà sul retro di questo albergo per pellegrini, viene chiusa come tutte le altre porte dell'ostello alle 10 di sera. Sono proprio le regole scritte nel vademecum dell'ospitalero. Chi sono gli ospitalero? Quelli che gestiscono l'alberghe e sono quelli che quindi hanno in carico i pellegrini e tutto quanto, no? E hanno questa regola che devono chiudere la porta assolutamente alle 10. L'altra sera c'era un tizio qua fuori che era rimasto chiuso fuori. Voilà. E chiedeva: "Dejami entrar", lasciatemi entrare, no? Perché era rimasto chiuso fuori oltre le 10 e non penso che nessuno gli abbia aperto, però noi che siamo qua giù e affacciamo sul giardino lo sentivamo urlare dalle nostre finestre, anche se ovviamente non abbiamo nessun potere di far entrare persone all'interno dell'albergo. E anche l'altra sera che c'era qua fuori un francese che stava telefonando e alle 10 era ancora fuori, la porta era chiusa e lui era seduto sulla sedia lì fuori ancora a telefonare, non so che fine abbia fatto, il poveretto. No, quindi dicevo, volevo uscire a vedere le stelle cadenti, però il problema è che alle 10 c'era questo chiaro qua, si vedeva niente, cioè si vedeva niente, vedevo giusto un pianeta, probabilmente Giove in quella direzione, ma era ancora troppo chiaro per vedere qualunque stella. Il bello è che era anche bello limpido il cielo, quindi sarebbe stata una serata perfetta, però se uscivo dopo le 10 avrei creato dei problemi, quindi ho detto va bene, rinunciamo, le stelle cadenti me le guardo quando torno in Italia oppure quando finisco qua a Roncisvalle il 15, mi piacerebbe rimanere ancora un paio di giorni in Spagna e tornare in Italia verso il 17 o 18, devo ancora prendere il volo, quindi magari riuscirò a vedere le stelle cadenti dalla Spagna, ma non dai Pirenei, perché tra quando ero a San Miguel de Realar 4 settimane fa e che praticamente c'era sempre o troppo chiaro o troppe nuvole o pioveva eccetera o troppo freddo anche solo per uscire di casa la sera. Qua a Roncisvalle alle 10 non posso più uscire perché mi chiudono l'albergo, quindi niente. Cosa sta succedendo nelle vostre chat private? Non litigate, ragazzi, non litigate nelle chat che non mi piace. Ciao Agnese, archeofriendly, ben arrivata. Tutto bene? La nostra archeologa, che le sto rubando il lavoro qua a Roncisvalle. Allora, stavo raccontando, in mezzo alle mie divagazioni, stavo raccontando che nell'ultima settimana sono uscite delle sepolture, quindi persone che hanno trovato sepolte, che abbiamo trovato sepolte, seppellite, in fosse tagliate all'interno dello scavo, del silo. Cosa vuol dire fosse tagliate? Vuol dire che quando si guarda un livello archeologico, che immaginate questo, che sia un livello, uno strato, tutto di un terreno omogeneo, che ne so, tutto fatto di argilla rossa, per esempio, e magari qua c'è uno strato di sabbia grigia e qua sopra c'è uno strato di color nero e pieno di carboni e pietre, ok? Cioè sono strati archeologici diversi, si depositano con il tempo e possono essere studiati perché se nessuno li tocca loro rimangono lì depositati, quindi qua c'è tutta l'argilla rossa, qua c'è, no, qua c'è l'argilla rossa, qua c'è la sabbia grigia, qua sopra i carboni e lo strato più scuro, diciamo.
Se ora io da qua sopra taglio una fossa, cioè scavo un buco all'interno di questi strati, ok, taglio, faccio proprio un taglio, nel senso col badile scavo all'interno, cosa succede? Che vado a interrompere la successione degli strati, no? Ed è proprio quello che si vede archeologicamente, perché poi quando metto il corpo qua dentro e ci ributto sopra la terra per coprirlo, la terra non la ributto nello stesso ordine, ok? Se questo era nero, rosso e grigio, quando lo ributto dentro si mescola tutta la terra, giusto? E quindi il buco che io ho tagliato, lo scavo che io ho fatto, viene riempito con terreno di colori diversi, cioè con una miscela di tutti i colori che c'erano prima. E quindi quando io poi guarderò da qua sopra, no? Se io sto in piedi sopra questo strato che avevano detto era quello nero, e vedo una sagoma nel terreno, un ovale può essere, un rettangolo nel terreno nero, e il rettangolo è di un colore diverso, di un tipo di terreno diverso, io capisco che lì è stato fatto un taglio, ok? E quindi ho fatto un taglio nel senso che ho interrotto il livello, lo stato archeologico, e quindi c'è stato un intervento umano. In questo caso, se il taglio ha la dimensione di una persona, posso immaginare che sia una fossa. Infatti, se iniziamo a scavare pian pianino, in modo meticoloso, all'interno di questo taglio, all'interno di questa fossa, arriviamo a trovare i resti umani. Ed è quello che è successo nell'ultima settimana. I daltonici non possono fare gli archeologi. No, in effetti la vedo grigia, un po' come loro. La vedo grigia che un daltonico possa apprezzare, diciamo, la differenza di colori su uno scavo. Però in realtà io non sono archeologo, sto imparando in questi anni, diciamo, un po' di tecniche archeologiche e a riconoscere i vari tipi di colore, i vari tipi di terreno, ma è una cosa molto difficile. Cioè, devi avere l'occhio bello allenato, perché noi non siamo abituati a guardare il colore della terra, è terra e basta. Invece un archeologo è formato e allenato proprio per riconoscere i diversi tipi di terreno e i colori che hanno, e quindi anche a descriverli, ad annotarli, perché poi tutto viene messo nero su bianco in modo che rimanga una documentazione scritta, perché l'archeologia è un tipo di intervento, è un tipo di ricerca distruttiva, cioè quello che guardi viene distrutto. Se io sto guardando un livello di terreno, ok, se voglio sapere che cosa c'è sotto, devo distruggere questo, cioè devo scavarlo interamente, rimuoverlo, e quindi è per quello che, essendo cose che puoi fare una sola volta, cioè una volta rimosso lo strato è rimosso per sempre, per quello che bisogna operare bene, bisogna annotare tutto quello che stai facendo, fare le fotografie, eccetera. Le tavole di Mansell sono tipo dei pantone, diciamo, come si chiamano? Quei bigini colorati, no? Quando vai a scegliere la vernice per la casa e dici: ma voglio il colore 73 o voglio il colore 75, eccetera. No, questi qua, che solo che le tavole di Mansell costano un sacco, quindi di solito ci si accontenta di descriverlo con un paio di colori, tipo grigio rossastro o marrone giallastro. Ecco, solo due voci per ogni colore. Secondo il manuale prodotto dal Museo di Londra, il Museo di Archeologia di Londra, che è un po' il manuale che stiamo seguendo in questo scavo. Allora, le sepolture che sono uscite questa settimana sono davvero interessanti. La prima che è uscita, abbiamo trovato all'inizio solo il cranio, poi scavando, abbassandoci a livello della mandibola, abbiamo visto che la mandibola era in posizione. E questo ci dà un'idea del fatto che tu non stia scavando solo un cranio, ma che stia scavando un cranio con attaccata la mandibola, che, essendo un'articolazione abbastanza facile da perdere, cioè è facile separare un cranio dalla sua mandibola, magari se lo rigiri, insomma, se ne va a spasso, se li trovi vicini è già un bell'indizio che probabilmente quella persona, quell'individuo, è rimasto lì dove l'avevano messo originariamente. Ed è proprio quello che è successo, perché scendendo oltre alla mandibola è saltato fuori tutto il resto dello scheletro, e pensate un po', era uno scheletro subadulto. Cioè, cosa vuol dire subadulto? Di una persona che non ha ancora raggiunto la maturità scheletrica. Era un bambino, probabilmente tra i 5 e i 6 anni, quindi
questa età viene stimata in base al grado di eruzione dei denti, cioè a quando escono i denti, quando si presentano nella mandibola e nella mascella, e sono abbastanza precisi i denti per determinare l'età alla morte dei subadulti, dei bambini, e praticamente fino ai 15-16 anni riesce a stimare l'età dei bambini con un margine di errore di circa un anno. Quindi dice, se non ne aveva 12 ne avrà avuti 13 o ne avrà avuti 11 o anche meno a volte, nel senso che a volte il margine di errore è ancora più piccolo. Ed è molto utile quindi usare i denti nello stimare l'età dei bambini. Il bello è che questo bambino, perfettamente conservato, cioè era integro, intatto, tutte le ossicine al loro posto, tutte le coste al loro posto, la colonna vertebrale, le gambine, bellissimo. E inoltre aveva tra le mani una medaglietta di queste dimensioni che raffigura molto probabilmente San Bernardo, che era praticamente il santo protettore dell'ordine religioso che gestiva qua la situazione a Roncisvalle, l'ospitalità dei pellegrini e tutto quanto. Quindi aveva questa medaglietta di San Bernardo tra le mani e una medaglietta probabilmente in bronzo, perché poi ossidandosi ha lasciato tutto il colore verde. E quindi l'abbiamo ritrovata tutta un po' incrostata di verde, non più bella, splendente, diciamo, con la lucentezza metallica, ma si riusciva a capire ancora il disegno che c'era sopra. E quindi il disegno, scusate, l'incisione che c'era sopra, e il nostro archeologo, che è bravissimo con questo tipo di reperti, ha identificato che era molto probabilmente San Bernardo, e quindi avrebbe anche un senso a livello, diciamo, di persone che gestivano Roncisvalle e tutto il sistema di alberghi per pellegrini dell'epoca. La seconda sepoltura che abbiamo trovato e che ora è quasi finita di scavare è la sepoltura di un soldato spagnolo. Come facciamo a dire che è un soldato? Perché gli hanno trovato sia vicino alla testa, appoggiati sul cranio, qua, che lungo il costato, sui due lati, gli hanno trovato un sacco di bottoni, anche loro probabilmente di bronzo, perché hanno lasciato una forte impronta verde, che è tipica appunto dell'ossidazione del rame, dei composti a base di rame, che è contenuto all'interno della lega. Ciao Chemical Marty, ben arrivata, che è contenuto all'interno del bronzo. E questo qua aveva dei bottoni di questa dimensione, c'era scritto Rey, quindi re in spagnolo, era l'esercito del re, e quindi abbiamo capito che era un soldato spagnolo. E adesso si sta procedendo nello scavo, è bellissimo, nel senso che anche lui è super preservato, il cranio è intatto, ho visto dunque le due braccia sono già fuori. Non ho ancora visto la seconda mano, la prima è già fuori, il bacino è ancora sottoterra, lo stanno scavando piano piano, sono uscite alcune delle coste, quindi la parte della gabbia toracica, della cassa toracica, bellissime, super preservate, che sono delle ossa sottilissime, delicatissime, trovarle intere è proprio una rarità che non ci si permette mai. E poi i femori, le tibie, quindi stiamo parlando delle gambe, le rotule appoggiate ancora in posizione, ed è bellissimo perché tutte le ossa hanno un colore giallo brillantissimo. Se riesco, cioè se mi danno il permesso, visto che sono resti archeologici, vorrei pubblicare su Instagram una foto di queste, almeno di un dettaglio di queste ossa, perché sono giallo come la limonata. Sono troppo belle da vedere all'interno del terreno grigio bruno, quasi grigio marrone, diciamo. Ci sono queste ossa giallissime che risaltano come un flash, proprio super bello. E questo qua era un soldato spagnolo e siamo color cedrato a tassoni, esattamente. Era quella a cui stavo pensando. E siamo lì come colore, quello della cedrata è abbastanza vicino.
E quindi c'è questo soldato spagnolo che adesso devono finire di scavarlo, dopodiché una volta scavato tutto, fotografie e lo si tira fuori pian pianino. È un processo molto lungo, eh? Lo scavo. Allora, io ieri ho scavato una parte di questa tomba fino a mettere in luce le gambe, quindi c'era fuori solo il braccio sinistro, la testa e le gambe, tutto il resto era ancora sottoterra e non l'ho toccato. Ma per arrivare a mettere in luce le gambe ho dovuto scavare, diciamo, un 15-20 cm di terreno che ci stava sopra ed era pieno, pieno, pieno di ossa. Perché gialle? Bella domanda, non lo sappiamo di preciso, ma probabilmente dipende dal tipo di terreno in cui era sepolto. Lì vicino c'è una montagna di scheletri, probabilmente soldati francesi della battaglia napoleonica che c'è stata qua, a Roncisvalle, che poi sono stati buttati lì dentro. Il terreno è molto arancione, argilloso, quindi può essere che dei minerali del terreno si sono depositati all'interno delle ossa durante il processo di decomposizione e gli hanno dato quella tinta particolarmente giallastra, però le hanno anche preservato benissimo ed è super bello da vedere. Allora, stavo dicendo, ho scavato per mettere in luce le gambe ed era praticamente scavare ossa, 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 ossa. Cosa hanno fatto? Lì c'era una montagna di ossa e un po' di terra e hanno scavato la tomba di questo tizio, di questo soldato spagnolo, all'interno di altre ossa, quindi c'era già un deposito di ossa. Loro con il badile probabilmente hanno scavato, quindi anche rotto, tagliato, rimescolato tutte le ossa che c'erano sopra, hanno fatto una fossa, hanno messo lì dentro il soldato e poi hanno ributtato sopra il ripieno di quella, il riempimento di quella fossa, che però erano le ossa di tutti gli altri che stavano lì prima. E quindi prima di arrivare alle sue, che per fortuna erano molto riconoscibili appunto per via del colore giallastro, ho dovuto scavare tutte quelle altre che riempivano la sua tomba. Faceva un po' impressione, devo dire la verità. Cioè, pensare all'idea di seppellire una persona buttandogli addosso ossa di altre persone, non lo so, mi viene quasi un po' macabro da pensare. Però di fatto c'erano le pareti della sua tomba e il riempimento della sua tomba che era fatto interamente di ossa. Una cosa davvero strana, ecco. Macabra non lo so, però sicuramente un po' strana, sì. E, dicevo, per fortuna lui aveva delle ossa molto gialle e molto evidenti, quindi quando le ho incontrate è stato subito chiaro che erano le sue. Io stavo cercando ovviamente le ossa delle gambe, quindi ho cercato i femori, che so come sono fatti, quindi una volta che li vedi li inquadri subito, però il fatto che fossero gialli come la cedrata a tassoni di sicuro ha aiutato. Di fianco a lui, di fianco a questo soldato, sì, è un po' macabra, è vero. Di fianco a questo soldato spagnolo, chi c'è? C'è un'altra tomba, anche lì si riconosce il cambio di colore all'interno dello strato, quindi si vede tutto lo strato uniforme e poi un ovale, un rettangolo di un colore diverso. Questo rettangolo qua ci ha detto che forse lì c'era una tomba. In effetti c'era. La sta scavando adesso Emma, The Wandering Anthropologist, The Wandering Archaeologist su Instagram, che è la direttrice dello scavo, la responsabile di tutta la parte di antropologia, e la sta scavando lei. È una tomba dove è già uscito il cranio e un omero, quindi un braccio, ma la particolarità di questa tomba qua è che invece è piena di calce, quindi si vede scavando il deposito biancastro della calce, quindi si vede che questa persona o magari l'hanno sepolta velocemente, o la fossa era un po' bassa, o magari era già in decomposizione quando l'hanno messo lì all'interno del silo, non lo so, però l'hanno ricoperto di calce per qualche motivo, quindi adesso man mano che lo scava metterà in luce prima di tutto lo strato di calce che fa tipo una sorta di crosta sopra lo scheletro, farà la foto di quello perché dopo la calce verrà rimossa, quindi le foto sempre prima di distruggere tutto quanto. Dopodiché, una volta fotografato e documentato, rimuoverà la calce per rivelare lo scheletro. E per esperienza dell'anno scorso, sotto la calce le ossa si preservano benissimo. Quindi uscirà uno scheletro molto bello, molto pulito. Probabilmente anche questo avrà una colorazione arancione o giallastra come l'altro,
e verrà fuori super pulitissimo dalla calce. Allora mi chiede Shukran se non ho avuto tempo di tagliare i baffi. No, non ho avuto tempo, perché è vero, abbiamo pochissimo tempo, siamo sempre molto impegnati. Ma un'altra motivazione è che ho dietro con me solo una lametta da barba, di quelle un po' scrause con una o due lame. E quindi, siccome oramai li ho lasciati crescere un pochettino, adesso sembrano tanti, ma in realtà sono proprio pochissime. Siccome li ho lasciati crescere un pochettino, se io adesso mi metto qua con la lametta a una o due lame a tagliarmi i baffi, cioè mi dissanguo praticamente. Se avessi quella a quattro lame o se avessi il rasoio elettrico sarebbe un altro conto. Ma con questa lametta qua mi ammazzerei sicuramente, quindi per ora evito. Oh, sta venendo buio, però finalmente. Allora, chiede Chemical Martyr, a questi soldati hanno fatto la tomba perché erano più importanti? Allora, dipende, vi ho raccontato di due soldati, di due tipi di soldati diversi. Quello che abbiamo scavato, che stiamo scavando in questi giorni, è un soldato spagnolo dell'esercito del re. E diciamo sì, importante, nel senso che ha avuto una tomba, una deposizione, probabilmente. Buonasera Bibi Dai e tutti, ben arrivato, e grazie per esserti abbonato 5 mesi di fila al nostro canale. Grazie della fiducia, eh. Adesso lo ricordo anche a tutti gli altri, apro un po' la porta per avere un po' di luce per questo annuncio importante. Ecco, ricordo anche a tutti che se avete Amazon Prime potete abbonarvi al nostro canale gratuitamente. In questo modo a voi non costa niente perché avete Amazon Prime e che è associabile con Twitch, invece a noi arrivano qualche spicciolo, un pochino di soldini, diciamo, per ogni abbonato che c'è. Chi invece non ha Amazon Prime può pagare anche lì qualche euro al mese per sostenere il nostro lavoro di divulgazione qua su Twitch, che è, non sembra, ma è parecchio impegnativo. Soprattutto quando si cerca di avere anche ospiti, interviste, e insomma, è un lavorone, ecco, bisogna dargli retta, starci un po' dietro, quindi chi di voi ci vuole sostenere o con un abbonamento, o con un abbonamento Amazon Prime, o con una donazione, o anche semplicemente donando dei bit che ci sono qua su Twitch, ci fa ovviamente molto piacere, quindi grazie a Bibi Dai e tutti per la fiducia, per essere rimasto con noi 5 mesi di fila. Stavo dicendo che allora sì, che le tombe diciamo sono tra virgolette importanti, quella del soldato spagnolo che stiamo scavando, ma non importantissima, perché se no probabilmente non l'avrebbero messo all'interno di questo ossario, sarebbe magari finito in un cimitero più rilevante, più importante, ecco. Quindi diciamo che non ci aspettiamo di trovare tombe importantissime all'interno di questo ossario, però chi lo sa, ancora non è ben chiaro come nel corso dei secoli sia stato usato, potrebbero uscire cose che ci sorprendono. Ah, giusto, ci ricorda Agnese che abbiamo anche delle fantastiche emoticon che potete usare nella chat e che sono riservate agli abbonati, quindi adesso Bibi Dai e tutti già alcune le può usare e se le provate vedete insomma le nostre emoticon. Io ovviamente ho l'emoticon a forma di bacino, che mando un bacino reggendo un bacino, ma abbiamo anche l'emoticon a forma di sfere elitiche, cioè le palle di pietra. E che altre emoticon abbiamo? Aspetta, non mi ricordo. Adesso vediamo se qualcuno le manda. Che io da qua non posso scrivere nella chat perché sono da telefono. Allora, poi Chemical Marty non sapeva che si poteva abbonare al nostro canale. Bene, adesso lo sai. Fantastico. E abbiamo il culo, ovviamente, in onore di Bontea. Abbiamo il culo. Fantastico. Sto bevendo un po' di menta serale. Allora, stavo dicendo delle tombe. La tomba del bambino, per esempio, non pensiamo che sia una tomba importante, perché per finire dentro un ossario, una fossa comune, in mezzo a migliaia probabilmente di altre persone, seppellite un po' così, probabilmente quel bambino non era una persona importante. È vero, non l'hanno buttato dentro nell'ossario a caso,
L'hanno voluto seppellire, gli hanno messo perfino la medaglietta, come vi raccontavo prima, con le sfere ellittiche di Amelia. Però probabilmente non era una persona importante, magari era un orfanello o un povero, perché dai resoconti storici risulta che il lavoro degli hospitaleros, quindi delle persone che gestiscono l'ospitalità all'interno di questo alberghe, di questo ostello per pellegrini, è stato quello di prendersi cura sì dei pellegrini, ma nei momenti dell'anno o nei periodi storici in cui c'è stato un calo un pochino del flusso di pellegrini, però, ad esempio durante il periodo della Rivoluzione francese il numero di pellegrini per anno si è abbassato tantissimo, durante questi periodi di magra, diciamo così, la collegiata di Roncisvalles e le confraternite che ci abitavano si sono presi carico dei poveri e quindi gestivano un sacco di pasti, ospitalità, eccetera, per le persone povere locali. E quindi il fatto che noi abbiamo trovato questo bambino potrebbe voler dire che era un bambino povero che era stato affidato in qualche modo alle cure di questa confraternita, poi una volta che è morto, purtroppo molto giovane, è stato seppellito con la sua medaglietta. Quindi no, non ci aspettiamo di trovare grandi personaggi tra questi soldati, però già il fatto che gli abbiano scavato una tomba vuol dire qualcosa. Perché? Perché come dicevo prima, c'è un altro tipo di soldati, ci sono i soldati francesi, sempre delle guerre napoleoniche, i soldati francesi non hanno una tomba. Sappiamo che sono soldati francesi per via del tacco di questa scarpa, di questo stivale che è stato ritrovato, analizzato dal nostro archeologo e che risulta essere appunto uno stivale dell'esercito francese, ma non possiamo dire che gli hanno dato una sepoltura degna perché praticamente al di sopra, cioè se io guardo la volta del silo, dell'ossario che è sotterraneo, se io guardo la volta, nella volta c'era un buco, una botola di accesso, diciamo così, attraverso la quale hanno gettato i corpi di tantissime persone, tra cui questi soldati francesi. Lo strato archeologico di soldati francesi sono ossa tutte un po' mescolate tra di loro, ma dove si riesce a riconoscere un po' di articolazione, un po' di connessione, cioè dove c'è la testa, poi ci sono le vertebre, vicino alle vertebre ci sono le coste, quindi vuol dire che sì, sono tutti mescolati, ma in realtà potevano essere persone buttate lì dentro tutte intere. Quindi questo ci porta a pensare che probabilmente raccogliendo i soldati francesi morti qua nelle vicinanze, li abbiano buttati attraverso questo buco nel soffitto all'interno di questa spelonca, di questa caverna, che è il silo di Carlo Magno. Dico caverna, ma in realtà le pareti costruite di pietra, cioè non è una cosa naturale, è una cosa costruita. E questa montagna dei soldati francesi non possiamo dire che abbiano avuto una sepoltura particolare, sono tutti accatastati, tutti ammassati tra di loro, e quindi ci sono soldati di serie A e di serie B, ecco, a seconda della nazionalità a cui si apparteneva, c'erano appunto modalità di disporre dei cadaveri diverse. Quindi già siamo molto contenti di aver trovato queste prime sepolture di fianco al dunque c'era, abbiamo detto c'è il bambino, poi c'è il soldato spagnolo, di fianco c'è quello con tutta la calce all'interno della tomba, di fianco hanno trovato un cranio che pare essere articolato anche lui e soprattutto pare essere all'interno di un taglio nello strato archeologico, quindi anche lì si vede il cambio di colore, si vede la forma della fossa, quindi ci aspettiamo anche lì, scendendo piano piano, di trovare il resto del suo corpo. Quindi un po' di novità, siamo contenti che siano usciti, siamo contenti anche che tutte le ragazze che hanno partecipato come studentesse allo scavo sono riuscite a vedere lo scheletro, quindi uno scheletro completo, intendo non solo a scavare ossa random. Sono riuscite a metterci le mani, quindi a lavorarci sopra, a imparare come si fa uno scavo di resti umani scheletrici connessi all'interno del terreno. Siamo un po' in ansia perché mancano tipo 3 giorni alla fine della campagna, alla fine
di tutto lo scavo, insomma, di tutta l'operazione archeologica qua a Roncisvalle, per quest'anno ovviamente. E quindi adesso nel giro di 3 giorni dobbiamo tirare fuori. Il bambino è già stato tirato fuori, imbustato, impacchettato tutto. Il soldato penso che finirà domani, un po' di foto e poi entro domani pomeriggio secondo me viene già imbustato. Gli altri due sono ancora da scavare, quindi abbiamo pochi giorni per scavare tutto, fare le foto, le documentazioni, i rilievi, eccetera, eccetera. Imbustare, impacchettare e portare via. Ma nel frattempo, mentre succedono queste cose giù nel silo, di sopra al piano terra, dobbiamo andare avanti a processare i resti. Quindi, man mano che escono i vassoi pieni di ossa, bisogna catalogarle, quindi dividerle per tipologia, dividerle per destre e sinistre, se ci sono delle patologie evidenti, segnalarle e metterle da parte, preparare le buste di plastica dove contenere le ossa, impacchettare e metterle negli scatoloni, quindi un sacco di lavoro sia nel laboratorio osteologico sia giù nello scavo archeologico e bisogna farlo in fretta, oramai domani perdiamo altri due aiutanti, quindi bisogna andare sempre veloci ma con un numero ridotto di mani. Le sepolture sono post-rivoluzione francese? Sì, quelle che abbiamo trovato sì, sono verosimilmente posteriori perché sono del 1800 qualcosa, non mi ricordo. Più si va giù in archeologia, più si va indietro nel tempo. Quindi è vero che l'ossario è stato sconvolto, diciamo, diverse volte, nel senso che le persone entrano, muovono, spostano, prendono, aggiungono, eccetera, però comunque, diciamo, bene o male, più vai giù e più vai indietro nel tempo. Quindi ci aspettiamo, scendendo, ad esempio nei prossimi anni, di arrivare sempre più in là, fino al XII secolo, che è il periodo in cui è stato costruito e utilizzato per la prima volta. Per 24 ore non userò altro, oh, altro che l'emoticon del bacino. Ma che meraviglia! È stata la prima emoticon che abbiamo creato perché durante una delle primissime live con il mio bacino di plastica, del mio scheletro di plastica, avevo detto vi mando un bacino e niente, da lì è nata tutta la storia. Allora vediamo un po' che ore sono. Bah, tra 10 minuti mi chiudono la porta, quindi dobbiamo iniziare a salutarci. Comunque le cose più importanti, le novità più succulente di questa settimana ve le ho raccontate. Oggi, no, oggi o ieri? Ieri ho scoperto anche che nel 2014 il silo di Carlo Magno, questo ossario in cui stiamo scavando, è stato inondato da piogge molto forti e dal fatto che le tubature che raccoglievano l'acqua tutto intorno scaricavano all'interno del silo e quindi tutto il silo e tutte le ossa, anche quelle sulla superficie, l'accumulo di crani, di ossa sparse che c'era in superficie molto in alto, era tutto sott'acqua. Ci ha fatto vedere le foto la guida turistica che organizza appunto i tour guidati all'interno di Roncesvalle, della Collegiata e dell'ossario. Ci ha fatto vedere le foto sul suo cellulare perché lei documenta tutto, è curiosissima, è molto attenta a queste cose. E si vedeva proprio lo strato di acqua e 20-30 centimetri sotto l'acqua si vedevano tutte le ossa, tutti i crani che erano stati precedentemente messi belli in ordine, no? In modo da farli vedere ai turisti che si affacciavano alla finestrella ed erano tutto sotto l'acqua, quindi una visione tipo fontana macabra, davvero incredibile. E niente, quindi queste erano un po' le novità di questa settimana. Io adesso devo capire come muovermi nei prossimi giorni, quindi penso che rimarrò qua fino al 15. Il 15 di agosto c'è una celebrazione perché cade l'anniversario della battaglia di Roncisvalle, quella famosa, quella di Carlo Magno con il paladino Orlando e tutto quanto, in cui sono stati attaccati e sconfitti dall'esercito basco locale. Quindi c'è questa processione in ricordo di questa battaglia. E gli archeologi dovranno anche dire un paio di parole davanti a queste autorità, penso autorità prevalentemente religiose, non so se ci saranno anche autorità secolari che partecipano,
dovranno un po' spiegare insomma com'è andata questa stagione, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo trovato, eccetera, eccetera. Dopo il 15 mi piacerebbe andare a Tarragona, dove c'è Porta Aventura, che è un parco divertimenti molto bello con delle montagne russe fighissime. Per chi non lo sapesse, mi piacciono molto le montagne russe e i videogiochi che c'entrano con le montagne russe, quindi mi piacerebbe andare lì a Tarragona, anche perché adesso con questa, diciamo, con questa cosa del coronavirus, eccetera, probabilmente non ci sarà tantissima gente nel parco, quindi penso che me lo potrei godere molto meglio. Tanto saluto Amelia, grazie anche a te per essere stata con noi, e buonanotte, buon proseguimento. Ricordatevi ovviamente che le nostre attività qua su Twitch non è che finiscono oggi, ma almeno tre ne abbiamo questa settimana, abbiamo tre live e quindi vi invito a consultare il programma sul nostro canale Telegram, che trovate il link posto nella chat. Si chiama ovviamente IEA Science Twitch come il nostro canale. In questo modo potete tenervi aggiornati sulle nostre live. Buonanotte anche a Chemical Marty, grazie per essere passata, e buonanotte anche a Patri, grazie anche a te per essere qua con noi. Gatta Fucsia, salute anche a te. Adesso finalmente è arrivato buio anche qua, guardate, si vede che c'è buio. Ieri a quest'ora in effetti era ancora molto, sembrava molto più chiaro. Ecco. Questa è Roncisvalle la sera, e con questa visione notturna di Roncisvalle e con i monti sui quali si è svolta la battaglia famosissima di Carlo Magno e del suo esercito contro l'esercito basco, io vi saluto e vi do la buonanotte. Per chi volesse, potete seguirmi anche sul mio canale Instagram, dove propongo un po' di foto di questo scavo, dei reperti che stiamo studiando, semplicemente dei panorami dei Pirenei e della Navarra. È stato un piacere essere qua con voi, vi mando come sempre un grande bacino.